questo racconto è ambientato tra Lisbona e Piazza Tiananmen e la Cina di Mao. Il racconto inizia con una lettera. Ho immaginato che Mao Zedong fosse nato lo stesso giorno, quasi lo stesso giorno di un suo fratello di latte, perché poi lui è nato veramente in una campagna e ho immaginato che con lui ci fosse una sorta di amico fraterno con cui lui fosse cresciuto. Ma questo amico che poi aveva stabilito nel mio racconto un'amicizia che era durata tutta la vita, aveva come patto di scriversi delle lettere. E quindi questo amico continuava a scrivergli delle lettere, però l'amico era rimasto un puro, uno che non aveva invece abbracciato la parte, diciamo, violenta, la deriva, se vogliamo, rivoluzionaria di un certo tipo di Mao, e quindi queste lettere gli contesta questa parte qui, e queste lettere arrivano in possesso di una studiosa occidentale, perché si reca a Lisbona e trova l'illustre sconosciuto di Piazza Tiananmen, di cui comunque non sappiamo niente, perché nessuno sa nulla di che fine abbia fatto veramente quel ragazzo lì. Immaginiamo. E io l'ho collegato, diciamo così, in modo fantasioso a Mao. Ho fatto riconsegnare delle lettere e insomma vi lascio un po' in questa. Sì, può svelarti No, tutto. no, no, non vi svelo. Anche perché la casa editrice con cui ho pubblicato, Buendia Books, che è una casa editrice indipendente, privilegia anche il fatto di dare voce e spazio alla forma narrativa breve, che di solito viene considerata di serie B, invece può essere uno stimolo per catturare sempre le giovani generazioni alla lettura E alla e alla rivoluzione. rivoluzione. Però forse nel libro la parte più bella è proprio la parte di ricerca, perché effettivamente la parte di ricerca è un percorso lunghissimo. Tu da cosa sei partita? Nel senso che da una parte il tuo viaggio, che è stato importante, ma per esempio per il racconto su Mao, che tipo di testi hai usato? Allora, la partenza è sempre comunque di fantasia. È probabilmente quindi la mia parte più, diciamo, creativa letteraria, prende sempre sopravvento, però poi la mia formazione che è quella di storica contemporaneista, diciamo, si manifesta. E quindi poi approfondisco, vado a vedere, cerco di mettere degli ingredienti che siano fonti storiche poi verificabili. Però mi immagino dei personaggi che iniziano a parlare. E questo perché la mia formazione storica si è sempre accompagnata a una formazione sia letteraria sia anche teatrale. Appunto, torno un po' indietro a raccontarmi. Io ho avuto il grande privilegio di fare durante il liceo. Io ho fatto il liceo Alfieri. Intanto, ho avuto dei professori, dei maestri importanti che sono stati dei punti di riferimento. Sia voglio ricordare un grande dantista che Andrea Maia. È proprio un vecchio professore con la barba bianca, sfiora i 90 anni, ma di recente sono riuscita a ricontattarlo al Salone del Libro. E allora in quegli anni si festeggiavano i 50 anni della Resistenza. E al liceo, appunto, dovevo prendere ripetizioni di greco. Ero andata da una. Mia mamma mi aveva mandato da una signora che veniva chiamata la professoressa. Genetico. Non aveva Sì, in realtà sì, no, nome. si chiama Maria Rosa Boella, però io ho dovuto capire col tempo chi fosse questa donna che aveva già una certa età, era stata una staffetta partigiana. E quindi dopo le ripetizioni lei ha iniziato a raccontarmi tutta una serie di cose sulla resistenza, su come faceva la staffetta partigiana. Ma Boella, che è un nome comunque importante, lei in realtà è stata ripudiata dalla famiglia perché il padre era un personaggio di un certo tipo, violento, la mamma poi e il fratello sono morti, quindi lei non è stata protetta in questa anche direzione vicino alla resistenza che abbracciò, ed era stata amica di Lalla Romano. Lei mi disse: io sono ricordata in un libro di Lalla Romano. E comunque io andavo da lei e poi allora da lì, appunto avevo 16-17 anni, ho iniziato a registrarla e lei mi ha raccontato tutta una serie di cose su quello che facevano le staffette, su tanti episodi,
su anche come venivano passati dei segnali durante i posti di blocco, così. Quindi a partire da quella storia poi io avevo deciso di partecipare a un concorso dell'Istituto Storico della Resistenza e avevo scritto un dramma che si chiama L'ora del lupo, che parlava di un episodio che era successo a Torino, di Resistenza, e quindi avevo, insomma, messo in campo questo tipo di produzione, cioè non avevo raccolto solo la testimonianza, cioè da lì già mi ero spostata sul voler scrivere una storia teatrale. Questo per dire che poi nel tempo, anche quando poi ho deciso di iniziare l'università, ho fatto anche una scuola di teatro, mi sono sempre occupata anche di teatro, soprattutto di teatro civile, e in questi ultimi anni, per non raccontarvi poi tutti, ho lavorato in numerose associazioni come ASAI o ORME, che è legata al circuito di ACMOS, che diciamo sarebbe una derivazione del gruppo Abele in quel contesto lì. Con Orme, non so se voi conoscete Nadia Bertuglia, che fa orchestra di strada, abbiamo fatto tantissimi progetti legati al portare il teatro e temi di cittadinanza attiva attraverso il teatro, la musica e la letteratura, soprattutto in barriera. Quindi, vabbè, insomma, questo mio mescolare le arti fa parte di quella che è la mia formazione. Quindi per questo nasce un libro che è un libro che è una narrazione, è un racconto, però dentro ci sono per forza dei temi che sono veri, non sono totalmente inventati, e dei personaggi e dei contesti di cui mi interessa parlare e che secondo me possono essere stimolanti per risvegliare le rivoluzioni interne ed esterne. Libro di quando è? Il libro adesso è del 2024, la prima volta l'abbiamo presentato 6 dicembre al Circolo dei Lettori, che era uscito in anteprima, e poi è uscito a gennaio 2024. Quindi dal viaggio in Sud America hai metabolizzato per un bel po' di anni questa cosa e poi Sì, no, portata io nel libro. dicevo, allora io ho sempre scritto e poi, cioè, ho sempre, non ho mai pensato di bussare alla porta di una casa editrice. Ho comunque scritto anche tanti testi o racconti così che poi si usavano magari nei laboratori, così. No, non lo faccio di professione e quindi cioè non mi è mai venuto in mente di, non so, di autopubblicarmi delle cose o di mandare manoscritti. C'è stato questo incontro fortunato e devo dire che per me è stato come un miracolo, e quindi poi in pochissimo tempo abbiamo iniziato questa cosa, che poi è diventata anche una tournée, perché non è che l'abbiamo presentato 1 o 2 volte, poi siamo andati in vari contesti, circoli arci o librerie o contesti culturali dove ci fosse la disponibilità per riparlare appunto di storia. Ma hai pensato per i ragazzi questo libro? No, no, non proprio, io l'ho pensato per tutti. Sì. Secondo me è importante che tutti riparlino di storia e di questo, anche di questi periodi, anche della contemporaneità, perché a partire da quello poi si può ragionare di nuovo su temi anche politici. Che quello sia di nuovo sempre un argomento tabù, no? È importante parlare di temi politici, perché in Italia spesso appunto cosa ci dicono? No, ma non fare politica, non devi fare, cioè, cosa vuol dire? Ancora Che Che Guevara, che sì, parla. ancora di quello sto parlando. È un periodo in cui la storia interessa tantissimo, forse la politica no, ed è paradossale, no, questo, però la storia interessa molto. Di solito c'è questa tendenza a raccontare la storia a partire da personaggi minori, in qualche modo. Tu invece sei nata diretta proprio.